Vorrei presentare e cogliamo l'occasione della presenza di Fabrizio Baggi, che è segretario regionale del partito della Rifondazione Comunista, che ha organizzato anche quest'anno, dopo 2 anni purtroppo di non aver potuto organizzare questa festa. Do la parola per un breve intervento e un breve saluto a Fabrizio Baggi. Cari compagni e cari compagni, ciao a tutti e a tutti, e finalmente dopo 2 anni ci rivediamo qua in tantissime a questa festa meravigliosa che da anni dà il segno politico e il segno dei nostri contenuti e della nostra volontà di cambiare l'ordine delle cose in questa zona, in questa città, in questa parte della provincia di Milano. Le nostre feste sono un pezzo fondamentale di quello che è il nostro intervento politico, di questo piccolo ma determinato partito che si regge sul lavoro volontario delle sue e dei suoi militanti e che per la propria coerenza deve continuare la propria esistenza unicamente grazie alle forze anche economiche che si raccolgono in momenti come questo. Quindi io credo che quest'anno in Lombardia siano ripartite tante delle feste che per ovvie ragioni nei 2 anni legati alla pandemia, alle chiusure, al Covid non siano fatte più, e io credo che questa sia un'ottima cosa, e quindi io voglio ringraziare tutte e tutti coloro e i quali hanno dato con il proprio lavoro e con la propria fatica la possibilità di tornare qui a Cassano a fare questa festa meravigliosa che è la festa per la libertà dei popoli. Una festa che già di suo porta un nome che dovrebbe essere stampato sui muri di tutta la città, la libertà dei popoli. Quei popoli che purtroppo non sono liberi, quei popoli che purtroppo vivono nel morso del capitalismo e delle politiche neoliberiste. Quei popoli che noi da sempre vogliamo difendere e con il nostro lavoro ci proviamo ogni giorno. Quello che succede attorno a noi è gravissimo, abbiamo una guerra alle porte e abbiamo un governo dei tutti insieme appassionatamente, dalla Lega all'EU, tengo a sottolinearlo, che ci racconta che ha intenzione di far finire questa guerra mandando armi e prolungando il conflitto. Questa cosa è criminale e io credo che il nostro partito abbia preso una posizione giusta e determinata rispetto a questa situazione. Noi diciamo che le guerre non si vincono e le guerre non si fermano, non si perdono, le guerre vanno fermate, e l'Italia e l'Unione Europea hanno avuto il modo, che non hanno poi portato avanti, di essere un fulcro di quella che doveva essere la trattativa diplomatica, e invece hanno fatto i cagnolini della NATO, e ancora una volta ci troviamo con invii di armi, con un Parlamento totalmente svuotato delle sue funzioni, perché a colpi di DPCM il governo porta avanti gli invii di armi, addirittura l'aumento delle spese militari al 2% entro il 2024. Poi Guarini si è reso conto di quello che ha detto entro il 2028, ma questo non importa, i soldi vanno usati per la scuola, per la sanità pubbliche e non per l'invio di armi. Noi siamo per il disarmo e siamo per la fuoriuscita dell'Italia dalla NATO e per lo scioglimento della NATO stessa, che è un elemento destabilizzante. Putin ha invaso l'Ucraina, chi invade un altro paese è un criminale, su questo non ci sono dubbi, noi condanniamo l'invasione ucraina, ma allo stesso tempo condanniamo l'espansionismo ad est della NATO, il mancato rispetto degli accordi di Minsk e tutte quelle situazioni che hanno portato, invece che fermare questa guerra, ad alimentarla. Il governo e il Partito Democratico ne sono parte integrante. Io non voglio rubarvi molto tempo, anche perché abbiamo interrotto un concerto magnifico e quindi voglio che le persone tornino a suonare, a divertirsi, ad ascoltare. Voglio fare solo un appello. Come molti di voi sanno, a Bergamo, ai danni di un nostro compagno, si è consumata un'ingiustizia incredibile. Il compagno Fabio Cocchis ha subito una provocazione poliziesca dove gli vengono messe addosso accuse totalmente infondate in una condizione che veramente è surreale, ha qualcosa di surreale. Ora ci sarà un'indagine, la magistratura sicuramente farà luce sulla cosa e le accuse che cadono su Fabio verranno cancellate tutte, ma non ci basta. Noi crediamo che una cosa così grave meriti la mobilitazione politica, e per questo è stata indetta una grande manifestazione a Bergamo che si terrà nel mese di luglio, ed è stato lanciato un appello che trovate sul nostro sito rifondazionelombardia.it
che vi invito a sottoscrivere, perché noi diciamo no a tutte le provocazioni e diciamo no a quel vergognoso attacco strumentale che le istituzioni, che dovrebbero essere democratiche, stanno facendo nei confronti, ai danni delle lotte sociali e dei protagonisti delle lotte sociali. Quindi vi invito ad andare a leggere e a sottoscrivere quell'appello. Ancora grazie a tutti e a tutti, viva la festa dei popoli, viva la Rifondazione Comunista. Al lavoro e alla lotta, compagni! Grazie e grazie a tutti e a tutti.